ragazzuoli, io sono Fexy. E raga, i peli del naso si devono togliere. Giustamente starete pensando, magari potevi farlo in un altro momento. Avete ragione anche voi. Però oggi ragazzi, non siamo di certo qui a togliere i peli del naso ad un orso grizzly, ma siamo su una leggenda metropolitana. Avete presente, no? Quelle leggende che si sviluppano appunto in una metropolitana. Si tratta della leggenda di Siren Head. The results are not good. E si dovrebbe trattare di una creatura con al posto della testa un megafono. Che a dirlo così in realtà sembra una cosa divertente, però ci sono dei filmati un pochino inquietanti. Ecco ragazzi, ma tralasciando questo, da oggi ci sarà una novità incredibile. Anziché salutare prima della reaction, andrò a salutare a fine video. Madonna, che novità incredibile. Per cui mi raccomando di guardare tutto quanto il video, perché alla fine saluto e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ragazzi. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua, vediamo un po' le apparizioni di Siren Head. Più lo dico e più orribile la mia pronuncia, com'è possibile? La prima cosa che notiamo è che è quasi notte. Ora, voglio dire, sei alla ricerca di un mostro incredibile. No trapassing, non è un buon segno, no? Non dovresti andare oltre alla recinzione. Ma nonostante tutto, lo fai anche di notte. C'è proprio della serie ammazzami. Fallo per me, ecco. Che cos'è questo sangue? Bene, la notte ormai è inoltrata e la tua vita sta per finire. Io spero tantissimo che questa sia soltanto una leggenda. Un allarme. Che co... Porca puttana! È uno sballo, mi piace. No, ok ragazzi. Quello era Siren Head. Spero sia fake. Perché se dovesse essere vero, siamo fottuti. No, allora, si sentiva un rumore di sottofondo, tipo allarme. Ed era lui. Madonna, che visione orribile. Cioè, vi immaginate a vedervelo davanti? Interferenze della serie. Adesso riparte il video e questo qua è crepato malissimo. Vero? Che succede? Ok, sta correndo. Come minimo. Niente, altra interferenza. Mi sa che ce l'ha dietro. Adesso si gira e tipo lo guarda. No, vabbè. Spero tantissimo sia fake. Perché se fosse vero il mondo fa schifo. Ok, iniziamo col dire che sono un pochino titubante riguardo questa leggenda metropolitana. Per cui penso sia tutto fake. Spero. Detto questo, se dovesse essere fake, cioè questo video è fatto veramente da Dio. Sembra vero. Noi diciamo che è tutto fake. Per cui... Anche se non sembra proprio, cioè è fatto veramente troppo bene. Madonna, che brutto inizio. Ok. Altro video girato di notte, cioè vi puzza la vita. Eccoci, sto per crepare, che bello. Like this way. Ovviamente ho capito tutto. Che ci fate di notte in un bosco? Chi è? E ce l'hanno dietro. E sono già spacciati. Ok, so listen y'all, I think we should kind of walk this way, then this is getting a little freaky. Lo penso anch'io, te lo giuro, sneaky. Il rumore di prima. C'è un allarme incredibile. Allora, o sono dentro una base militare e sono stati beccati tantissimo, oppure c'è Siren Head che li guarda tipo che vogliamo fare? Come on, cosa? Madonna, Christian, state andando. Ma tutto poi si vede un culo. Ma perché lo fai? Altra interferenza, non è un buon segno. Ti stai avvicinando, te lo dico io. Sento il rumore di sottofondo. Fermati, torna indietro. Corri in tempo, eh. What is that? What is that? Che co... Oh, oh. È un tronco! One moment, please! Ma che cosa è successo? Ok, stiamo calmi, eh. Inizialmente sentono soltanto un suono e hanno già capito di essere fottuti. Però, non contenti, continuano a investigare fino a quando ci sono le prime interferenze. I primi suoni. Uno coraggioso e allo stesso tempo deficiente si avvicina. E che cos'è che trova? Quello che sembra essere Net. Ma potrebbe essere anche un tronco. Qua esplode tutto e corrono a caso con una bufera. Che cos'è successo? Non lo voglio neanche sapere. Spero si siano salvati. Spero che quello sia solo un tronco. Andiamo con un altro video.
Qua per fortuna è fatto di giorno. This place is under control by the government. Non so se avete notato, ma il mio inglese va ogni giorno in prognosi riservata. Allora, dovrebbe voler dire che questa è un'area tenuta sotto controllo dal governo. Non ho idea di che cosa stiano facendo, una cosa del genere. Bene, ma lui comunque se ne sbatte e va lo stesso a controllare. L'idea migliore. Bene, e a New York? Non lo sapremo mai. Something behind. Io faccio finta di non sapere l'inglese, però. In questo caso c'è scritto che quando è arrivato ha iniziato a sentire dei suoni che arrivavano da dietro gli alberi. E quindi lui giustamente va a controllare, perché la curiosità è fantastica. Ok, pensava che quello fosse Siren Head. In realtà no, era un traliccio. Ok, è andata bene. Questa volta non è andata bene, scappa. Madonna, raga. Ragazzi, se sono fake, veramente sono fatti divinamente sti video. È una roba impressionante. Si è nascosto in una casa. Sembra che Siren Head sia una sorta di allarme. Tipo una creatura. Madonna, ragazzi. Che va in giro e tipo controlla che nessuno entri in quella zona. In caso ti becca, suona l'allarme. Ha aperto la porta, ma era un pochino grandicello. Non può entrare dalla porta di servizio. Cos'è? Siren Head! Il mio cuore è morto. Da dove cavolo è uscita sta mano? Ma porco schifo, che brutta cosa. Sto sperando con tutto me stesso che sia tutto fake, ve lo giuro, Che è successo? È svenuto. White, perché me? E ce lo stiamo chiedendo tutti quanti. Amico mio, è tutto bene? Non sembrerebbe. Please help, per favore aiuto, mi sa che è andata male. Che succede? Oh, madonna. Sentite che brutto suono, cioè proprio è raccapricciante. Ok, siamo in un bosco con una nebbia inverosimile. E sullo sfondo c'è una figura che sta camminando molto lentamente. Che brutta visione, ragazzi. È il suono la cosa più brutta, Non è sto tronco col megafono in testa, è proprio il suono che emette. Ok, dai, diciamo che è tutto fake. Ma chi se ne frega di Siren Head? Per forza che è fake, dai, non può andare in giro sto coso. Ma che? Madonna, però ragazzi, se mette i brividi. Ok, questa volta siamo in città, sta distruggendo tutto. La stessa sirena di prima sta facendo una strage. Si sente anche la polizia di sottofondo, gente che spara malissimo. Però ogni volta che lo vediamo è sempre più grande. Ma cos'è? Ce ne sono 50 diversi. Ma io posso prendermi male con una leggenda metropolitana? Va bene ragazzi, io direi di concludere qua, sono tutto sudato. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di Siren Head, se credete alla sua esistenza oppure no. Ma come vi ho già detto prima di concludere il video, vado a salutare Elisa Pavetta, Alessandro D'Agostino, Snow Crab e Matteo Facchetti. Ciao ragazzi, il VC3 di oggi, Matteo Facchetti, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. Comunque, se il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!